Ora il piacere di presentarvi Philippe Daverio, prego, che ci parlerà del... che ci parlerà di Agostino, della sua arca e naturalmente di Speranza. Buonasera, io sono un po'... I feel a bit embarrassed, come direbbe un britannico, di stare su questo, in questo luogo che non mi compete affatto per parlare, ma dove tenterò di non fare troppa brutta figura. È la prima volta che mi capita. Spero che possa, forse bisogna metterlo a posto, cioè, oppure usare questo, ecco. Questo funziona meglio, no? Sì, perché quello lì era per non farvi sentire quello che avevo detto. E cioè che mi sento leggermente imbarazzato di trovarmi in su questo pulpito all'interno di questa chiesa storica e con alle spalle l'arca. Spero che non si offenda Agostino se vi giro la schiena. Voi lo fate spesso, no? Vi è andata sempre bene fino adesso. Allora potrebbe andare bene anche a me. Perché in fondo è un tema molto difficile da affrontare, in modo particolare quello della virtù della speranza in un paese che sembra averla abbandonata. Cioè, per quanto si dica nella vita rionale domestica che la speranza è l'ultima a morire, nella nostra comunità d'oggi sembra che sia la prima che sia morta. Sono rimaste, forse un po' di carità rimane ogni tanto, una traccia, ma sicuramente speranza c'è abbastanza poca. La fortitudo rimane. Gli italiani non sono privi di un certo coraggio, perché hanno il coraggio di alzarsi ogni mattina, di continuare la loro vita, anche se la spemme è andata via. È veramente difficile affrontare il tema, ma lo faccio con il gusto della sfida e soprattutto con una, in un qualche modo, un'ammirazione rispettosa per la figura di Agostino, in quanto... È vero che i milanesi hanno Ambrogio e voi vi siete trovati Agostino. È vero che poi c'è questa sorta di distanza storica fra Pavia e Milano, che sono sempre stati in un rapporto dialettico. Ho talvolta tentato di capire come mai, quando c'erano ancora le targhe, una volta non si vedeva mai una targa Pavia-Milano e poche targhe Milano-Pavia, pur malgrado una distanza abbastanza breve. Pensavo che fosse gran parte colpa del Barbarossa e dello scontro che ci fu fra Pavia e Milano allora. Ma è un po' dovuta anche a questo fatto più intimo, più profondo, dei due santi di identificazione delle due città. E per quanto Ambrogio abbia battezzato Agostino, così si dice, e così noi siamo guardando il Duomo e le sue fondamenta, però questa distanza è sempre esistita. Ed è esistita anche in un qualche modo per motivi probabilmente di tipo filosofico. Perché se il pensiero ambrosiano ha avuto un suo sviluppo, una sua, in un qualche modo anche una sua gloria, però non ha inciso sui destini d'Occidente, quello di Agostino ha cambiato i destini d'Occidente, a tal punto che a lui dobbiamo uno dei peggiori strafalcioni recenti. Attenzione, non vorrei parlare in un modo irriverente, ma quel grande strafalcione di Papa Giovanni Paolo II, quando disse che la bellezza salverà il mondo, riprendendo una trasformazione lenta del pensiero di Agostino attraverso Dostoevsky, da Dostoevsky a noi, perché l'idea della bellezza salvifica è oggettivamente un tema che affronta Dostoevsky nell'Idiota, quando parla di questa parola russa straordinaria che è Krasnye, e Krasnye è... In un qualche modo io ho litigato con alcuni filologi, perché i filologi slavi sono i più difficili del globo terrestre, spero che non ce ne sia qua nella sala, perché li temo sempre un po', e avevo suggerito che ci potesse essere un'assonanza fra Krasnye e Grazia, però mi ha detto che non è vero. In cambio non mi hanno dato un'origine filologica di Krasnye, quindi siamo rimasti con la domanda aperta. La grazia che salverà il mondo che cos'è? È la grazia di Agostino, ed è la grazia che dà in un qualche modo una direzione alla storia dell'umanità. Ma
questa grazia non è la bellezza. Cioè, quando Agostino parla della pulcritudo dei, non parla affatto della bellezza. La bellezza era molto più complessa come idea e soprattutto molto più indefinita. Per i greci era quasi definibile quella della famosa kalos kai agathos, cioè della bellezza come cosa buona. Per i latini assolutamente no, cioè i latini erano uomini pragmatici e davano un termine per definire le ragazze e un termine per definire il magnifico rettore. Il magnifico rettore, se uno le dicesse che è pulcher, ancora oggi avrebbe il diritto di reagire in un qualche modo offeso. È il magnifico rettore, come devo dire anche altre persone, anche Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo, cioè sono altri uguali, nessuno di loro può essere considerato pulcher. Loro erano, nella tradizione latina, erano formosus, erano formosi, cioè erano degli uomini ben piantati. E non per niente la lingua europea che è rimasta più vicina al latino che allo spagnolo non usa la parola bello, usa la parola erboso, che viene dal formosus. Quindi questo rapporto fra bellezza intesa in senso generico e partendo da, tra l'altro, da un vocabolo che ha la sua sorgente nella parte tarda della scolastica, usare quella parola lì per definire la bellezza di Agostino è totalmente sbagliato. Agostino parlava di pulcritudo, e la pulcritudo è la caratteristica prima delle ragazze. E la caratteristica delle ragazze che noi ancora oggi siamo in grado di riscontrare andando al mercato, andando a spasso, andando all'università, è che la pulcritudo è la grazia. Le fanciulle sono graziose, il rettore no, e neanche Sua Eccellenza Reverendissima. Cioè, non sono formosi, non sono pulcri. Allora, la pulcritudo è un concetto molto preciso che ha una sua origine in quegli anni lì e che in Agostino, tra l'altro, che ha un significato ancora ulteriore, perché ho sempre, non sono un esperto di filosofia, devo dire la verità, sono un giocorellone del pensiero, però ho sempre reputato che in Agostino ci fosse l'incontro fra una parte del pensiero greco evoluto, cioè se lui è platonico, o anzi è neoplatonico e plotiniano, lo è perché attraverso Plotino e Platone si arriva innegabilmente al triangolo di Pitagora. Si arriva necessariamente ad una visione all'interno della quale le cose del mondo sono la derivazione di una realtà suprema e superiore. Per Platone è quello il mondo delle idee, per Agostino diventerà il mondo della rivelazione, ma sono due percorsi che da un punto di vista di metodologia mentale non sono radicalmente diversi. L'uno come l'altro partono da una realtà esterna e si tramutano in una realtà concreta. Allora, questo mondo agostiniano e l'idea di bellezza è la realizzazione oggettiva di un concetto che sta più in là e che è quello della, quando lui parla della perfettissima pulcritudo e la equipara alla beatissima delectatio. Sono due elementi corrispondenti, un modo di raggiungere la perfezione e di ottenere una sorta di gioia all'interno di questa perfezione. E siccome però lui è costantemente un incrocio di passato greco, di influenze anche un po' orientali, quelle che oggi si chiamerebbero araboidi, ma che sono più orientali che araboidi, e di sua storia proprio di stratificazione culturale nordafricana, ebbene, per lui questo mondo dell'equilibrio ritrova la sua radice antica, e qui si passerà avanti, ritrova la sua radice antica ovviamente in Pitagora, quindi che cosa? Nella musica, nell'equilibrio del cosmo, nell'equilibrio delle cose, nell'equilibrio delle armonie, in questa parola che è più importante di pulcritudo, che è l'unica parallela pulcritudo, che è la parola armonia greca. È su questo doppio binario che nasce un modo di concepire il mondo e di sentirlo. Ora, questo modo di concepire il mondo e di sentirlo è quello che lui tramuta in uno dei temi fondamentali, che sarà il tema della speranza. Ma la speranza, cioè, quando incontrerete un amico di Pericle, ma anche un parente di Seneca, un parente di un pensatore suicida romano per motivi politici o per motivi esistenziali, non parlateli di speranza,
Per un romano, per quanto ci fosse un'ipotesi aedica di al di là, degli inferi, delle altre realtà, la vita del singolo non era radicalmente ancorata ad una destinazione diversa. La vita del singolo si risolveva sostanzialmente nella propria esistenza e trovava semmai un'ipotesi futura solo nella discendenza della famiglia alla quale si apparteneva. I primi che hanno pensato che la storia avesse una direzione furono i primi a contraddire la grecità, furono i primi a mettere in crisi il vecchio rapporto linguistico che per la Grecia c'era fra il Cronos e l'Aion. L'Aion è il tempo che torna, è quello che può tornare ogni giorno, è quello che può tornare ogni mese, può tornare ogni anno. Esiste un Aion dell'impiegato pubblico, il 27 del mese, cioè ogni 27 del mese si percepisce lo stipendio. Esiste un Aion degli alberi, che ogni primavera, ogni autunno. Esiste un Aion dell'uomo, della generazione, però esiste un Cronos. Il Cronos greco non perdona. Esiste una visione diversa rispetto al Cronos greco e della visione scatologica ebraica. Per il mondo ebraico, per la cultura ebraica, per la fede ebraica, c'era un prima, c'è un attuale e ci sarà un destino lontano e futuro. Questo rapporto con il futuro diventa il rapporto della speranza. E chi ha immagina che possa esistere un futuro al di là della realtà di oggi, per chi immagina quel percorso può esistere la speranza. E allora vi vorrei invitare un giorno, siccome non è un brutto oggetto, fa la sua figura, siamo fra fine 3 e inizio 4, vi vorrei invitare a fare un rapporto di paragone psicologico. Vi guardate bene questo, poi andate a Firenze, lo so che andare a Firenze è difficile perché i fiorentini sono antipatici, però ci si va lo stesso, purtroppo. E andate a Santa Maria Novella. Il giro di Santa Maria Novella è comunque esaltante e devo dire che il passaggio da Agostino a Domenico è abbastanza naturale per un certo verso, perché ci sono tante tracce di agostiniani nella cultura domenicana, forse di più che in quella francescana. Andate in Santa Maria Novella e nel cappellone degli Spagnoli, dove c'è quell'enorme costruzione muraria, quell'enorme affresco che è il trionfo di il trionfo di San Domenico, pieno di personaggi. Ma i personaggi sono fondamentali, perché intorno a lui chi è che vola? Vola la speranza, la fede e la carità, da un lato. E poi da lì, poi ci sono, sotto ci sono tutte le virtù teologali messe belle in fila, poi ci sono, poi si scende, poi ci sono i padri della Chiesa messi insieme a quelli dell'Antico Testamento e gli evangelisti che li fanno un po' da spalla, e poi scendendo sempre più giù il mondo si suddivide in due categorie. Da un lato, l'hanno fatto apposta per Pavia, tutto ciò che è il mondo universitario. Da un lato c'è il trivio e il quadrivio perfettamente articolati, con, attenzione, con la conclusione finale del quadrivio, che tanto penso che tutti sappiano cosa è il quadrivio, non c'è bisogno di spiegarlo, ma se per qualcuno si fosse dimenticato, il quadrivio è lo studio del rapporto del capire con il mondo dei numeri. Il quadrivio è Pitagora diventato moderno, perché rappresenta l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e quindi la musica, che ne è la conseguenza, perché è lei che percepisce le armonie. E qui torno al nostro caso dell'Agostino interessante, perché uno dei suoi testi più densi, più utili per chi si occupa di storia e di musicologia in generale, è chiaramente il suo De Musica, i famosi sei libri De Musica, nei quali lui riprende l'eredità di questo mondo complesso, per noi difficilmente comprensibile, perché ci sono arrivati i libri e i testi, sono pochissime i nastri magnetici che arrivano dall'epoca antica, anche pochi dischi, non ce n'è più uno in giro, li hanno persi tutti. Noi non abbiamo un'idea di che cos'era quella musica lì, ma la possiamo ritrovare di volta in volta tentando attraverso i testi di capire che cos'era. E il fatto che per Agostino il rapporto con quel mondo lì, che era il mondo articolato della musica, nato, attenzione, quasi 1000 anni prima di lui, perché ancora una volta intorno a Pitagora che nasce quella concezione, è incredibilmente interessante per capire la sua pulsione verso l'estetica e verso quella che è la pulcritudo.
La pulcritudo non è solo la caratteristica della puella, è una cosa molto più complessa. Più avanti, anzi prima di lui, c'era stata un'altra lettura possibile del concetto di pulcritudo, ma che era di derivazione romana. Sono due derivazioni scritte, due origini che si incrociano. Vitruvio, quando parla di architettura, mette insieme, quando tenta di definire, parla della pulcritudo. Però la lega questa pulcritudo a un concetto di leggerezza formale, perché li mette accanto l'altra idea, che è quella della Venustas, che la Venustas è quella di Venere, la bellezza vera e propria, e anche questo dato che è totalmente, in un qualche modo, anche quello già platonico, che è quello della forma. Una cosa è bella se mette insieme pulcritudo, Venustas e forma. Ma da lì viene fuori una idea che le cose possano esistere se hanno questo passaggio da un mondo alto a un mondo basso, al mondo della concretezza, e se la pulcritudo vera e propria gli dà una sorta di riassunto. Ebbene, se andate, torniamo a Firenze, la parte, punto più basso a destra, è la musica che chiude il quadrivio, e dall'altro lato, sulle sacre scienze, il personaggio più significativo, quello della predicazione, è ancora una volta Agostino. Agostino ci sta dentro quattro volte, ci sta dentro come predicatore, ci sta dentro come teorico della musica, ci sta dentro sopra come figura del grande pensiero antico che arriva alla modernità. Allora, questo percorso suo è il percorso che porta alla visione proiettiva, cioè porta ad immaginare che il mondo esista oltre la realtà che viviamo e possa andare in una dimensione per noi inattesa. Guardate che la rivoluzione che fa il pensiero occidentale, a partire dal momento magico in cui nasce la borghesia, io sono sostenitore e difensore della virtù borghese, cioè dal momento nel quale nasce quella che noi chiamiamo la vita di borgo, la mutazione rispetto alla struttura imperiale della visione europea, da quel momento in poi l'escatologia cambia. Fino al 1000 questi si aspettavano ogni anno che arrivasse la Gerusalemme celeste, cioè la Gerusalemme celeste non era una roba rimandabile. Poi ci hanno aspettato, dopo 1000 anni, hanno detto, visto che non è ancora venuta, quando c'era Capodanno del 1000 più o meno, molti si aspettavano che il mondo sarebbe finito. C'erano profeti di Ventura, cavalieri neri, partiti politici, come adesso, che dicevano il mondo è finito, cioè avevano eletto il nuovo presidente degli Stati Uniti allora già, cioè era una catastrofe. Il 1000 era la fine del mondo. Poi il 1001 ha detto, ma sta fine del mondo, c'è un po' da venire. Non veniva sta fine del mondo. Da quel momento nel quale non viene la fine del mondo dopo il 1000, tanto comincia a cambiare l'economia occidentale, cominciamo a rimettere via un po' di soldi in tasca, si comincia a stare un po' meglio, ma soprattutto si comincia ad immaginare che il destino non è quello della Gerusalemme celeste soltanto, ma che questo percorso escatologico sarà lunghissimo. E quale diventa lo strumento necessario per portare a termine fino in fondo questo percorso verso un destino lontano? La speranza. La speranza diventa uno degli strumenti che permette di affrontare la realtà quotidiana. E allora si comincia a capire come mai la speranza sia la struttura portante di un altro elemento fondamentale, che è la fortitudo. Cioè non ci può essere coraggio nell'affrontare la realtà e le pene e le difficoltà di questo mondo senza avere quella proiezione davanti a noi. E ne viene un derivato assolutamente altrettanto naturale, che se io ho una linea di direzione, che se io ho la certezza che questa linea di direzione mi dà una solidità che altrimenti non ho, posso permettermi il lusso assoluto di essere generoso. La caritas è la conseguenza naturale di un incrocio fra spend e fortitudo. Questo è il messaggio che cambia radicalmente la civiltà occidentale. Cioè noi forse ce lo dimentichiamo. Io ogni tanto faccio dei racconti poco seri, ma si può fare anche in chiesa, ormai si parla di tutto in chiesa. Ma voi immaginate cos'era un cavaliere germanico dell'11° secolo?
una sorta di bestia con un cavallo disperato che era sceso da una collinotta persa da qualche parte sul Reno e aveva trovato un momento di divertimento per la prima volta quando con Carlo Magno era andato a menare un po' di arabi e un po' di spagnoli, a tal punto che non tornò neanche più a casa. Quello lì aveva una visione molto diversa del mondo. Se noi avessimo spiegato a lui quello che era la realtà che stavamo fabbricando dalle parti nostre e di cui Agostino era ben cosciente già all'inizio, perché una parte del pensiero greco e nordafricano aveva già preso quella forma, se noi avessimo spiegato a un tedesco di allora che cos'erano le virtù o cos'erano i vizi capitali, che vanno d'accordo, non avrebbe capito niente. Provate a spiegare a un cavaliere germanico morto di fame, con una moglie un po' pulciosa, un unico ronzino, uno spadone, che la superbia è un difetto, cioè un vizio capitale. Per lui la superbia è l'unico strumento che aveva, poverino, cioè il resto della vita era una catastrofe. Provate a spiegargli che l'ira era inapplicabile. Se non aveva quello era come togliere la benzina al motore, cioè era un uomo che campava di quella realtà lì. Però provate a spiegarlo invece a chi si stava formando allora in quella società italiana borghese che aveva già stabilito delle regole nuove e aveva ereditato queste regole da quel mondo in parte monastico dal quale proveniva Agostino, per il quale invece vi erano dei disvalori assoluti, perché erano dei disvalori che minavano la vita comune. E questi disvalori, che erano allora sì la superbia diventa un disvalore a bottega, e sì la CIDE diventa un disvalore, lo sarebbe anche oggi quando uno guarda il Parlamento italiano, capisce che cos'è la CIDE, la non partecipazione, è una cosa così drammaticamente legata alla cultura nostra che il resto d'Europa non ha neanche una parola per definire la CIDE. I tedeschi e i francesi confondono la CIDE e la pigrizia, errore gravissimo. Si chiama Faulheit de Paris in Francia. La CIDE è drammatica. La pigrizia non è grave, cioè i pigri sono dei pensatori molto spesso. La gran parte del pensiero medievale è in realtà è dovuta anche dei pigri. Ma la CIDE è tremenda. La CIDE è non partecipare al voto e vedere la sala del Parlamento vuota e tutti che sono alla buvette. Questa roba era stata capita allora perché stava formando un'etica, e questo mondo complessivo dell'etica trova in Agostino uno dei punti di riferimento centrali che avrà la sua evoluzione fino all'altro sommo pensiero di Tommaso, che lo riassume per una seconda volta. E allora, se prendete questo passaggio da Agostino a Tommaso, avete sostanzialmente capito che cos'è il Medioevo. Non è affatto l'epoca buia della quale parliamo di solito, non è affatto un'epoca di crollo del pensiero, è solo un'epoca nella quale le costruzioni si fanno in legno invece che in marmo e quindi scompaiono prima, ma le grandi chiese di allora, questo è un esempio perfetto, sono rimaste, per quelle le facevano in pietra. Il Medioevo è un'epoca nella quale si formano alcune delle valenze etiche che vanno a determinare la modernità. Noi diventiamo moderni perché grazie ad Agostino abbiamo scoperto che il mondo non finisce nel dramma del Cronos, che l'Aion non è l'unica nostra condanna perenne, ma che esiste una direzione storica, esiste l'escatologia, esiste quello che si può chiamare una fine dei tempi. Pensate che su questo tema poi si è dibattuto poco, un po' colpa dei preti, che hanno smesso di dibattere queste robe che ci si litigava veramente sui grandi temi, è un po' scomparso. È rimasta ancora in alcuni grandi testi. Io ho un'ammirazione profonda per uno dei pensatori forse più dimenticati del XX secolo, dimenticato proprio perché è francese, sapete che i francesi non sono simpatici, quindi si tende a dimenticarli facilmente, che è Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin riprende questo concetto radicato di Agostino, quello della speranza, quello dell'escatologia garantito, e inventa la mutazione dell'uomo verso il punto omega. Dice tutta l'umanità sta evolvendo verso una cosa, questa cosa è il punto finale della nostra storia, e lo fa in un momento nel quale si comincia ad indagare con attenzione la storia dell'umanità. In fondo noi siamo su un mondo che ha la sua bella 34 miliardi di anni, non è una roba proprio recentissima.
le nostre primi bipedi che ci assomigliano, l'us in testa c'ha 4 milioni e mezzo di anni. Ma noi, cioè noi della sala, noi parenti fra di noi, siamo recentissimi, abbiamo 160-180 mila anni al massimo dalle ricerche ultime e dalle ricerche che allora conosceva Teilhard de Chardin. Siamo recentissimi e quanto abbiamo accelerato la nostra mutazione negli ultimi pochi, 15 mila anni, niente, una sorta di frazione di secondo della storia del mondo, della creazione. In 15.000 anni abbiamo fatto dei balzi incredibili. E allora Teilhard de Chardin riprende questo pensiero agostiniano e dice: ma se è stata questa l'accelerazione, fra poco noi andiamo in un'altra dimensione. Fra poco noi giungeremo al punto omega e forse il punto omega è la fine dei tempi. Allora su questo pensiero di Teilhard de Chardin come ultima evoluzione della grande intuizione fondativa, antica, pitagorica di Agostino, vi auguro un buon ascolto. Nota bene, come dicevo prima, egli ha scritto ben 6 volumi sulla musica, se ne parla troppo poco.